Les aristocrates à la nantelle, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates n'ont répondu pas. Mi chiedo dove vanno quelli che corrono come dei pazzi per strada. A Roma, tipo alle 7 di sera, ma dove vai? Corre, quello vuoi entrare prima dentro alla curva. Poi ti accorgi che devi andare a casa, magnano. Nuie d'aretta Roma. Stiamo per collegare con la nostra inviata dal Foro Romano, Rita Sala. A te, Rita. Ave Enrico, ave, come stai oggi? Noi bene, volevamo sapere se il foro è gremito, c'è pieno di gente, c'è gente, insomma. Una moltitudine. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati in Sairà, a Roma c'è del bello. Buon pomeriggio a Rita Sala, buon pomeriggio Rita. Ciao Giorgio, bentrovati tutti gli ascoltatori di Radio Yes 99.8, sono di nuovo qua, ottobrata un po' velata, ma ci siamo. 14 di ottobre e siamo in collegamento con un nostro grande amico, Ambrogio Sparagna, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Rita. Buongiorno maestro, come stai? Bene, bene, siamo in piena preparazione dell'ottobrada romana che faremo in auditorium al Parco della Musica, quindi siamo qui a fare prove con l'orchestra, coro. Puoi mandare un po' di influssi benefici agli dei della meteorologia perché l'ottobrada sia tale? Beh, normalmente fino al 1928, quando si facevano ancora le ottobrate a Roma, durante le celebrazioni di questo antico rituale, il tempo era clemente, insomma, anche perché la festa si svolgeva nelle campagne vicino o comunque all'interno dei parchi, quindi era tutta una grande festa all'aperto, quindi il tempo doveva essere per forza clemente, altrimenti erano dolori, insomma. Infatti Giorgio ed io siamo molto felici di parlare con te dell'ottobrata, proprio perché tu ci potrai dare lumi su che cosa sia stata l'ottobrata e su cosa è diventata, sulla sua degenerazione e su questo tentativo ultimo di recuperarla. Beh, è una festa antichissima, devo dire, che fra l'altro ha origini plurime e diffuse un po' dovunque, insomma, è legata ovviamente alla festa del vino, a questa grande occasione di dedicare al momento dell'ebbrezza una particolare attenzione. A Roma ha avuto una tolleranza, diciamo così, anche durante il periodo dei papi, che non hanno, di fatto non hanno mai ostacolato, hanno lasciato sempre che il popolo festeggiasse. E si svolgeva, appunto, come dicevo prima, sia nelle aree, chiamiamole così, rurali all'interno del centro storico, ma anche dentro le ville. Spesso erano anche i cardinali o i patrizi romani che davano la possibilità al popolo di festeggiare attraverso il vino e la danza. Ambrogio, un po' come un'ultima botta di vita prima dell'inverno, così come il carnevale, sì, un'ultima botta di vita prima della quaresima. Esattamente, questa era la festa, insomma, una sorta di inebriarsi prima che arrivasse il grigiore dell'inverno, insomma. E sarà così, quindi ripercorremo un po' in questa terza edizione dell'ottobrata romana, che prende il via già dal mattino presto, dalle 10.30, ci sarà l'area pedonale, i giardini pensili con il mercato di Campagna Amica. In questa prima parte ci sarà appunto l'ingresso libero e le degustazioni di prodotti a chilometri zero, appuntamenti, sì, perché culturali, esposizioni, sì, in tema, insomma. Sì, perché una caratteristica dell'ottobrata storica era appunto che in realtà era anche una sorta di grande mercato della campagna. C'erano grandi magnate, mi si racconta. Esattamente, insomma, e bevute ovviamente, perché poi il vino è protagonista in tutte queste situazioni. E noi ricostruiremo insieme con gli amici di Campagna Amica una sorta di antica osteria dove si potrà gustare il vino tipico dell'area romana, non soltanto quello dei castelli, ma tutto quello un po' della campagna romana, insomma, che è un'area un po' più vasta. Insomma. È un vino novello, maestro?
Sì, beh, normalmente ai tempi dell'Ottobrada il vino che si assaggiava era sia quello novello che quello, diciamo, più maturo. Questo, diciamo, vediamo un po' com'è la situazione. I nostri amici stanno proponendoci una serie di possibilità, questo ancora però non sono dare... Ci saranno anche le castagne? Sì, ci saranno anche castagne, che erano anche questo il cibo tipico di questo castagne, periodo. Castagne, quindi castagnaccio? Sì, cioè tutto quello che è la produzione tipica della campagna durante questo inizio dell'autunno. Insomma. E per passare dalla tavola allo spirito, quali musiche, maestro? Beh, le musiche che io ho raccolto in questo evento hanno una caratteristica speciale. Quest'anno siamo vicino alla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, per cui io ho immaginato uno spettacolo dove il motivo è sempre legato ai canti d'osteria, però con questo legame con la storia e soprattutto con il Risorgimento, insomma, con i 150 anni dell'Unità. Per cui ho pensato il palco come una sorta di grande osteria dove si canta degli stornelli a favore e contro il Pio IX, dei canti garibaldini, per esempio legati a eroi collegati con la Repubblica Romana, come il padre Ugo Bassi, che morì, fu un eroe della Repubblica Romana, che però morì a Bologna, trucidato dagli austriaci, oppure come un altro eroe garibaldino, che era Achille Cantoni, che salvò Garibaldi nella battaglia di Velletri, o altri canti come appunto un inno a Pio IX e o anche addirittura un canto che racconta la presa di Roma. Quindi, insomma, canti che raccontano passi della nostra storia, del nostro Risorgimento, visti un po' anche dall'angolo dei romani. C'è un esempio, per esempio, all'interno di questi canti, che è un canto del periodo napoleonico, diffuso in tutta Italia. Bene, io ho raccolto però la versione dei romani, quando appunto a seguito della formazione dell'esercito di Napoleone, molti giovani dovettero partire per questa leva obbligatoria e diventare ai loro francesi dell'esercito di Napoleone, nonostante loro fossero romani, insomma, ecco. Quindi sicuramente è un modo per raccontare una storia antica, però ovviamente con una lettura che io definisco un po' contemporanea, insomma, una lettura che pone anche il piacere del raccontare la storia in maniera contemporanea, ecco. Ambrogio, quali saranno gli strumenti? Beh, noi facciamo tutto questo avendo a disposizione un'orchestra che è quella, l'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium del Parco della Musica, che sono un organico che nell'occasione si compone di una quindicina di elementi con tutti strumenti popolari, dove abbiamo dalle chironde ai tamburini, ai flauti, alle ciaramelle, alle zampogne, agli organetti. In più abbiamo anche un grande coro di una sessantina di elementi, il coro è diretto da Narita Colaiani, e poi abbiamo questo ospite speciale quest'anno, che è Stefano Cisco Bellotti, che tutti riconoscono come frontman dei Modena City Ramblers, a cui io ho affidato alcuni di questi canti garibaldini, e lui nella sua figura, nel suo fisico, nella sua tipologia ha, come dire, sicuramente la capacità di dare un'interpretazione speciale. Accanto a questo però mi preme sottolineare anche un'altra cosa, perché ogni anno io nel progetto dell'Ottobrada, proprio perché come dicevo prima, quando parliamo di feste dedicate al vino, noi non possiamo soltanto pensare a Roma, dove pure c'era una realtà molto forte, consolidata nel corso dei secoli. Esistono tantissime altre tradizioni in tutta Italia. Io quest'anno porto un progetto che ho fatto in un piccolo paese della provincia di Lecce, dove si parla ancora questo antico idioma che è il greco, che è una sorta di greco antico con parole dialettali e con anche alcune parole classiche del greco,
e dove anche lì i canti, che sono eseguiti da un gruppo di ragazzi di uno istituto comprensivo, per cui ho ragazzi dai 10 ai 13 anni, questi canti sono tutti d'argomentazione amorosa con il tema del vino. Il vino, ripeto, il vino che come inebria... l'antica tradizione dionisiaca, esatto. Tra l'altro. Beh, chiaramente il primo brano ha un tema che ripete il motivo delle baccanti, questo perché le stesse ottobrate hanno a che fare con questa antica tradizione classica, e pensare di far cantare questi motivi arcaici a un gruppo vocale strumentale di una scuola di Corigliano d'Otranto per me è importantissimo, perché consente di collegare queste feste, che pure hanno un carattere vocale, però in una logica più ampia, più direi più interessante anche dal punto di vista culturale, perché quando si lavora sulla cultura popolare bisogna mettere insieme il locale e il globale, perché se uno pensa esclusivamente alla documentazione localistica fa un cattivo servizio alla riproposta dei canti. Dovrebbero ascoltarti in tanti, soprattutto da Roma in su, dove anche l'etnologia assume condizioni settoriali e campanilistiche spiccate. Vorrei chiederti, Ambrogio, come trovi la risposta del pubblico? Che tipo di risposta hai dalla gente con questo tuo portare in maniera colta la musica popolare al popolo? Ma io trovo che oramai c'è, a Roma in particolare, esiste una realtà molto, molto forte, perché insomma questi concerti poi vedono sempre un'affluenza di pubblico considerevole, e c'è la presenza di pubblico vario, dove ci sono moltissimi giovani, persone normali, che riscoprono in questa nostra proposta, che ripeto ogni volta cerca di essere varia, soprattutto originale, appunto, cerca di trovare delle risposte ad un problema fondamentale che abbiamo tutti noi oggi nella vita contemporanea, cioè questo bisogno di radici, questo bisogno di identità. La musica facilita molto in questo grande esercizio del recupero della memoria, e soprattutto facilita quando è una proposta che mantiene un rigore, ma al tempo stesso cerca di essere più ampia, più vivace, diciamo così. Non è soltanto una semplice operazione filologica, perché poi la filologia spesso viene fraintesa come prassi di ricerca, insomma. Credo che Roma in questo momento sia una città fortemente interessata a questi temi, e d'altro canto quello che sta avvenendo in tutta Italia, almeno la mia esperienza di chi è sempre sulla cresta dell'onda, diciamo così, in questo lavoro, è di forte attenzione. Devo dire che sia al nord che al sud ci sono tantissimi movimenti verso questa direzione. Il paese è molto più interessante sotto questo profilo di tante altre cose, magari forse si conoscono meno, forse per esempio noi abbiamo più un'idea del paese che arriva dai grandi modelli di comunicazione di massa. Cioè il paese sul campo è meglio. Paese dei media. Sicuramente il mio punto di vista dà questo tipo di risultato, insomma. Ci fermiamo un attimo, dopo tante parole d'amore di Ambrogio Sparagna e di Rita, ovviamente, nei confronti di un paese, del nostro paese, ci fermiamo un attimo per un piccolo consiglio pubblicitario e poi magari rientriamo sentendo proprio la Taranta d'amore di Ambrogio Sparagna.